Scommetto che molti di voi sono convinti che il cambiamento climatico sia un processo lungo, iniziato con la rivoluzione industriale, a cui noi dobbiamo porre riparo per evitare conseguenze sui nostri figli, sui nostri nipoti, sulle prossime generazioni. Quindi un processo lento, una questione di secoli. Purtroppo non è così. Gli effetti di questo processo di scala globale, che riguarda tutti noi indistintamente, si vedono già oggi. Infatti, siccità, incendi molto estesi, purtroppo molti di noi ricorderanno queste immagini, alluvioni, sono più che raddoppiati negli ultimi 30 anni. Questa è Catania, la mia città, solo qualche settimana fa, a causa di Apollo, uno degli uragani del Mediterraneo, che non sono provocati dal cambiamento climatico, è la loro intensità, la loro aggressività che è aumentata a causa del cambiamento climatico e quindi il loro impatto sulle nostre città e sui nostri paesi. Ma a cosa è dovuto il cambiamento climatico? È dovuto alle emissioni di anidride carbonica e altri gas serra prodotti dalle attività umane. E guardiamo questo grafico. Oltre metà delle emissioni di anidride carbonica dell'intera storia dell'umanità sono state prodotte negli ultimi 35 anni. Io ho 39 anni. Questo significa che la mia generazione ha provocato più emissioni di quante ce ne siano mai state nel corso dei secoli. Tuttavia, una buona notizia c'è. È possibile combattere il cambiamento climatico. È possibile ridurre le emissioni di anidride carbonica e degli altri gas serra. Ma come? Il 73% delle emissioni è legato al fabbisogno che l'uomo ha di energia e al tipo di energia che utilizza per soddisfare questo fabbisogno. Possiamo quindi andare al lavoro con una macchina a combustione, a petrolio o diesel, con emissioni di anidride carbonica, oppure scegliere di utilizzare una macchina elettrica, che magari possiamo caricare con energia elettrica prodotta con fonte solare, senza emissioni di anidride carbonica. Oppure possiamo riscaldare le nostre abitazioni con caldaie a gas, oppure con pompe di calore ad alta efficienza alimentate da energia elettrica prodotta da fonte eolica, ad esempio. Ebbene, se per soddisfare il nostro fabbisogno di energia utilizziamo l'energia elettrica, che è l'unica forma di energia che si può produrre senza emissioni, possiamo contribuire a combattere il cambiamento climatico. Il processo in cui sostituiamo una forma di energia, come ad esempio il gas, con l'energia elettrica si chiama elettrificazione. È fondamentale elettrificare quanto più possibile gli usi finali dell'energia. Così facendo sarà possibile cucinare, riscaldare, trasportare, produrre beni e servizi semplicemente utilizzando l'energia del vento, l'energia del sole o l'energia idroelettrica. Purtroppo però non tutti gli usi finali dell'energia possono essere elettrificati. Esistono alcuni settori in cui, a causa di ragioni tecniche o per costi elevati di conversione, non è possibile sostituire il combustibile utilizzato con l'energia elettrica. Questi sono i settori del trasporto marittimo a lunga percorrenza, il settore dell'aviazione. Difficilmente potremmo attaccare un cavo, un aereo magari, oppure mettere delle batterie particolarmente con energia elettrica sufficiente a tutto il percorso. Oppure anche nell'industria pesante, in cui serve tanta energia concentrata, quindi, che so, la produzione del cemento, la produzione di vetro, la produzione di acciaio. E quindi come si fa a ridurre le emissioni in questi settori?
anche per questi settori una tecnologia pulita esiste, ma bisogna chiudere col passato e guardare verso il futuro. In questi settori l'idrogeno può essere una soluzione, ma solo se si tratta di idrogeno verde. Sull'idrogeno però facciamo un passetto indietro, cerchiamo di capire qualcosa in più. L'idrogeno è l'elemento più leggero e più abbondante dell'universo. L'idrogeno è il combustibile di cui si alimentano le reazioni di fusione nucleare che avvengono nelle nostre stelle. È da questo straordinario elemento che si origina l'energia rinnovabile che ogni giorno la Terra riceve dal Sole. In un'atmosfera ricca di ossigeno, l'idrogeno brucia, producendo calore, come il metano. Ma a differenza di altri combustibili, ha una densità di energia per unità di peso molto alta, 3 volte quella della benzina. Però ha una densità di energia per unità di volume bassa, quindi occupa tanto spazio. Dobbiamo comprimerlo. Ma la differenza rispetto agli altri combustibili principale è che bruciando non emette anidride carbonica, ma solo acqua pura. L'idrogeno sulla Terra è anche presente in abbondanza, ma non lo troviamo mai da solo. Lo troviamo sempre legato ad altri elementi. Ad esempio lo troviamo nell'acqua, legato all'ossigeno, oppure lo troviamo nel metano, legato al carbonio, o nel carbone, nel petrolio. Quindi per produrlo dobbiamo separarlo dagli elementi a cui è legato, fornendo energia. Esistono tanti metodi di produzione dell'idrogeno. Tutti restituiscono la stessa molecola, ma con costi e impatti sull'ambiente molto diversi. Ad ogni metodo di produzione viene associato un colore. Quindi abbiamo l'idrogeno marrone, che è quello prodotto a partire dal carbone. In questo caso, per ogni chilogrammo di idrogeno prodotto, si emettono più di 20 kg di anidride carbonica, che è l'anidride carbonica prodotta, ad esempio, da un'auto che si sposta da Bologna a Firenze. Poi abbiamo l'idrogeno grigio, l'idrogeno prodotto a partire dal metano attraverso il processo di steam methane reforming. In questo caso, per ogni chilogrammo di idrogeno prodotto, si emettono più di 9 kg di anidride carbonica. E poi possiamo produrre l'idrogeno attraverso il processo di elettrolisi, partendo dall'acqua e fornendo energia elettrica, possiamo separare l'idrogeno dall'ossigeno. Se l'energia elettrica che utilizziamo è energia elettrica rinnovabile, stiamo producendo l'idrogeno verde, senza alcuna emissione di anidride carbonica. Questo è l'idrogeno che possiamo utilizzare per decarbonizzare i settori hard to abate, quelli che non si possono elettrificare, che citavo prima. Oggi sulla Terra si produce già idrogeno, in grosse quantità, 75 milioni di tonnellate l'anno, perché viene utilizzato in alcuni processi come materia prima, ad esempio nella raffinazione o nella produzione di ammoniaca. Ma è tutto idrogeno marrone o grigio, con impatti sull'ambiente enormi, pari alle emissioni del Regno Unito e dell'Indonesia insieme ogni anno. E perché non si produce idrogeno verde? Perché produrre idrogeno verde è più costoso. Gli elettrolizzatori, che sono una tecnologia nota già da qualche secolo, ancora non sono prodotti su larga scala, quindi costano tanto. Tuttavia, il mondo scientifico e tecnologico è da tempo impegnato nel ridurre i costi di produzione dell'idrogeno verde e il traguardo sembra ormai alle porte. Deve accadere per gli elettrolizzatori quanto accaduto già in passato per altre tecnologie rinnovabili. Ad esempio, il costo dei pannelli fotovoltaici si è ridotto di 9 volte in 10 anni. Affinché ciò avvenga anche per gli elettrolizzatori, è necessario che la politica indirizzi correttamente i fondi dedicati alla transizione energetica, puntando, oltre che su elettrificazione, efficientamento energetico e fonti rinnovabili, anche sull'idrogeno verde,
lasciandosi alle spalle i combustibili fossili e tutte quelle tecnologie che ne comportino l'estrazione e l'utilizzo. Ma è anche necessario che ognuno di noi, non importa che mestiere faccia, contribuisca come può a combattere il cambiamento climatico, scegliendo opportunamente prodotti e servizi che non utilizzino combustibili fossili. Come dicevo inizialmente, è un processo di scala globale e nessun individuo, nessuna nazione può combatterlo efficacemente da solo. E proprio per il fatto che è un processo di scala globale, è anche molto ingiusto. I paesi che potrebbero pagare per primi le conseguenze del cambiamento climatico sono i paesi più poveri, quelli per cui a causa della povertà sarà più difficile, se non improbabile, adattarsi alle conseguenze del cambiamento climatico. E questi sono anche i paesi che hanno contribuito meno al riscaldamento globale, hanno emesso meno anidride carbonica e hanno avuto meno vantaggi dai processi che hanno provocato il cambiamento climatico. L'Africa, ad esempio, è responsabile solo del 3,6% delle emissioni di anidride carbonica l'anno, ma sta già pagando il prezzo più caro. È nostro dovere, dunque, unire giustizia ed ecologia ed agire in fretta ed in modo responsabile anche nei confronti di queste popolazioni. Dobbiamo agire ora e scrivere il futuro del nostro pianeta, evitando l'estinzione della nostra specie.